Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti per sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del potere divino e stretto la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Mi farei da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la Divina Volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Ciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Promessa di Dio, amata e presente tu eri già prima del mondo, per essere madre di Dio e di tutti noi, pienezza di grazia incarnata nel grembo tuo madre, al saluto dell'angelo che in silenzio annuncio, ti chiamerò sposa, tu pure sposa del Signore. Ave Maria, sei la regina della pace, ti chiamerò madre, tu madre di misericordia, ti chiamerò cielo, il sole di giustizia in te. Ave Maria, umile serva dell'amore, madre di Dio. Dal Libro di Cielo, volume 15, 20 aprile 1923. Figlia carissima, il mio supremo volere è mio solito di fare le mie opere più grandi in anime vergini e sconosciute, e non solo vergini di natura, ma vergini di affetti, di cuore e di pensieri, perché la vera verginità è l'ombra divina, ed io solo alla mia ombra posso fecondare le mie opere più grandi. Anche ai tempi in cui venni a redimere c'erano i pontefici, le autorità, ma non andai da loro, perché l'ombra mia non c'era. Perciò elessi una vergine sconosciuta a tutti, ma ben nota a me. E se la vera verginità è l'ombra mia, l'eleggerla sconosciuta era la gelosia divina, che volendola tutta per me, la rendeva sconosciuta a tutti gli altri. Ma con tutto ciò che questa vergine celestiale fosse sconosciuta, io mi feci conoscere, facendomi strada per far conoscere a tutti la redenzione. Quanto più grande è l'opera che voglio fare, tanto più vado coprendo l'anima con la superficie delle cose più ordinarie. E poi io eleggo chi mi piace. È stabilito che due vergini devono venire in aiuto dell'umanità, una per far salvare l'uomo, l'altra per far regnare la mia volontà sulla terra, per dare all'uomo la sua felicità terrestre, per unire le due volontà, la divina e l'umana, e farne una sola, affinché lo scopo per cui fu creato l'uomo abbia il suo pieno compimento.
Ci penserò io a farmi via per far conoscere ciò che voglio. Quello che mi sta a cuore è che abbia la prima creatura dove accentrare questo mio volere, che in lei abbia vita, come in cielo così in terra. Il resto verrà da sé. 23 maggio 1923. Figlia mia, per prendere pieno possesso della mia volontà, devi accentrare in te tutti gli stati d'animo di tutte le creature. E come passi da uno stato d'animo, così prendi il dominio. Ciò successe nella mia mamma e nella mia stessa umanità. Quante pene, quanti stati di animo erano accentrati in noi? La mia cara mamma varie volte rimaneva nello stato di pura fede e la mia gemente umanità restava come stritolata sotto il peso enorme di tutti i peccati e pene di tutte le creature. Ma mentre soffrivo, restavo col dominio di tutti quei beni opposti a quei peccati e pene delle creature. E la mia cara mamma restava regina della fede, della speranza e dell'amore, dominatrice della luce, da poter dare fede, speranza, amore e luce a tutti. Per dare è necessario possedere, e per possedere è necessario accentrare in sé quelle pene, e con la rassegnazione e con l'amore cambiare in beni le pene, in luce le tenebre, in fuoco le freddezze. La mia volontà è pienezza e chi deve vivere in essa deve entrare col dominio di tutti i beni possibili ed immaginabili per quanto a creatura è possibile. Quanti beni non posso dare a tutti e quanti non ne può dare la mia inseparabile mamma? E se non diamo di più è perché non c'è chi li prenda. E questo perché tutto soffrimmo e mentre stavamo sulla terra la nostra dimora fu nella pienezza della divina volontà. Bene, con l'aiuto dello Spirito Santo meditiamo un pochino questi due passi molto importanti. Il primo esordisce con un elogio della verginità. La Vergine Santissima ricevette il Verbo incarnato perché era vergine. Gesù definisce la verginità la sua ombra, e vergine non solo di natura: la Madonna era vergine di corpo, era vergine prima, durante e dopo il parto, ma anche interiormente vergine, perché tutto ciò che è esteriore deve essere sempre riverbero ed espressione di ciò che noi abbiamo nel cuore. Vergine di affetti, dice Gesù, di cuore e di pensieri. In questo modo la verginità, come sappiamo, è accessibile anche a chi non è più vergine di corpo, o per qualche sbaglio commesso, o perché ha abbracciato uno stato di vita che è incompatibile con la verginità di corpo. Ma Dio non scende quando non c'è la verginità dell'affetto, del cuore e del pensiero. E qui commentare questa espressione adeguatamente richiederebbe molto tempo. Si può fare qualche esempio. Il nostro cuore è completamente mosso dalle affezioni, cioè dalle cose a cui ci attacchiamo. E il cuore dell'uomo è un maestro ad attaccarsi a tutto. Persone cattive o anche buone, cose, idoli, beni. Per avere il dono della divina volontà, Gesù tante volte ci ha insegnato, bisogna essere distaccati da tutto e da tutti, ma senza nessuna eccezione, senza nessuna esclusione, perché l'affetto della creatura deve convergere sul Creatore. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze. Fu detto, è detto e sempre sarà detto. Ho raccontato altre volte, San Giovanni della Croce una volta scrive nei suoi scritti che c'era un suo frate che non riusciva a trovare l'unione con Dio, era santo, faceva un sacco di penitenze, faceva un sacco di preghiere, ma non partiva l'unione con Dio con lui. Anche San Giovanni della Croce, che era un grande maestro di spirito, non capiva come mai. E poi un giorno si scoprì il mistero: era attaccato a una croce fatta con due pezzi di legno attaccati con lo spago. Lui, se non pregava davanti a quel pezzetto di croce, non pregava.
Fagione della Rosa gliel'ha preso e gliel'ha tolto, e Pettoglio dice che ha dovuto fare fatica e commenta, e non era persona stupida, era una persona molto intelligente, e non aveva capito che l'attaccamento a quei due pezzi di legno gli impedivano l'unione con Dio. Pensa un po'. Questi sono gli affetti, bisogna fare molta molta attenzione. Io ho visto, purtroppo, nessuno si scandalizzi, specialmente penso che è possibile attaccarsi disordinatamente in forma idolatrica anche alle persone che rappresentano il Signore, e se uno fa questo si gioca completamente ogni possibilità di raggiungere l'unione con Dio, perché la creatura è creatura, e non bisogna mai attaccarsi alla creatura, chiunque essa sia. La creatura è transeunte, è contingente, e il Signore si serve di uno strumento per operare o per parlare, è cosa del tutto fungibile. Oggi è uno, domani è un altro, ma non è importante lo strumento, è importante chi suona lo strumento, e è sempre a lui che dobbiamo avere lo sguardo e il fine. La verginità non è solo negli affetti, ma anche nel cuore. Nel cuore ci sono i nostri desideri, e anche questo è un luogo che dobbiamo imparare a sondare profondamente. Sapete che gli affetti sono un po' diversi dai desideri, non sono la stessa cosa. Affetto è una cosa che io già ho e a cui sono attaccato, desiderio è una cosa che non c'è e a cui tendo. I desideri, dicono i maestri di spirito, sono la molla, sono proprio l'input della nostra vita interiore. Non so chi di voi ha visto Il silenzio degli innocenti, bellissimo film con Anthony Hopkins. A un certo punto lo psichiatra folle dice una cosa molto giusta, che tra l'altro era già insegnata dal filosofo Marco Aurelio. Quando stavano cercando questo serial killer per dargli un indizio, dice: guarda, vuoi sapere dove sta? Poi te lo dico io dove sta. Comincia, dice: che cosa fa un uomo? Che cosa fa quell'uomo? E lì Jodie Foster risponde: uccide le donne. Dice: no, questa è una conseguenza, questo è accidentale. Che cosa fa quell'uomo? A un certo punto, con la sua faccia un po' inquietante, fa: desidera. E che cosa desidera un uomo? Ciò che vede tutti i giorni. Leggi Marco Aurelio. Dove stanno i nostri desideri? I nostri desideri chiaramente sono alimentati da quello che noi vediamo. Se una persona sta tutto il giorno davanti alla televisione, è molto difficile che abbia grandi desideri del paradiso di nostro Signore. Non è un problema, dici, ma la televisione è buona, è cattiva, si può vedere questo, si può vedere quell'altro. Ma è chiaro che i nostri desideri sono sollecitati dalle cose con cui stiamo a contatto. Ecco perché è così importante la meditazione, perché la meditazione porta i nostri desideri verso il Signore, no? Se il nostro cuore è pieno di desideri umani, noi opereremo anche inconsciamente per raggiungere quei desideri. Chi desidera i piaceri organizza tutta quanta la vita senza pensarci, in modo tale di raggiungere più piaceri possibili. Così chi desidera i soldi, così chi desidera qualunque altra cosa. Un desiderio che non sia puro, ecco perché Gesù dice: beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Cioè quelli che non hanno altro desiderio che Lui, di piacere a Lui, di servire Lui, di godere Lui, eccetera. E poi di pensieri. Questo è ancora più difficile, essere vergini di pensieri. Non avere pensieri impuri, non soltanto nel senso tecnico, ecco, quindi pensieri contrari al sesto e al nono comandamento. Per esempio, pensieri cattivi nei confronti del prossimo, pensare male delle persone. Una persona che vive nella divina volontà non pensa male di nessuno. Oggi è la Madonna di Fatima, no? 13 maggio, ricordate una piccola esortazione della Madonna di Fatima alla piccola Giacinta, no? Gli diceva: non parlare mai male di nessuno e fuggi chi parla male. Sapete che parlare male è una conseguenza del pensare male. Non è peccato solo parlare male, è anche peccato pensare male. Cioè la mormorazione si fa anche col pensiero, col giudizio. Quando i nostri pensieri non sono puri,
lo Spirito Santo non scende, Dio non viene. Queste cose si dicono, no? Perché non è possibile ricevere da Dio grandi doni. C'è un altro scritto, adesso oggi non posso un attimo citarlo al volo, è il precedente a questo qui, no? Quando Dio promette grandi doni, questi grandi doni devono essere, primo, non sommamente desiderati, ma di più. Bisogna pregare, 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 pregare. Secondo, bisogna disporsi a riceverli. Questa è quella dottrina della Santa Madre Chiesa. Se tu non hai delle buone disposizioni, anche quando ricevi dei grandi doni, l'abbiamo visto ieri pensando alla tua Eucaristia, non servono a niente, non servono. Gesù, nello scritto del 14 aprile del 1923, quando parla dell'incarnazione, non ho letto questo perché era molto simile a quello che abbiamo visto ieri durante la Santa Messa, dice queste parole: quest'opera era grandissima ed incalcolabile a mente creata, doveva centrare tutti i beni ed anche me stesso per fare che tutti potessero trovare ciò che volevano. Perciò, attenzione, dovendo essere l'opera della redenzione tanto grande da travolgere tutte le generazioni, volli per tanti secoli le preghiere, i sospiri, le lacrime, le penitenze di tanti patriarchi e profeti di tutto il popolo dell'Antico Testamento, e ciò feci per disporli a ricevere un tanto bene e per muovermi ad accentrare in questa celeste creatura, la Madonna, tutti i beni dei quali tutti dovevano fruire. Ora, chi muoveva a pregare, a sospirare questo popolo? La promessa del futuro Messia. Questa promessa era come il germe di tante suppliche e lacrime. Se non ci fosse stata questa promessa, nessuno si sarebbe dato pensiero, nessuno avrebbe sperato salvezza. Noi sappiamo, chi conosce un pochino già gli scritti di Luisa, che a Luisa è stato promesso, lei l'ha vissuto per primo, questo regno della divina volontà, o del divin volere, o del Fiat Supremo, che è un ripristino della condizione dell'uomo come era prima del peccato originale, con tutti i beni divini, con tutta la felicità perfetta da vivere già su questa terra. Questa non è uno scherzo, è una cosa grossa. Questa cosa grossa non la riceve se non chi molto ci prega per sé e per tanti, e se non chi bene si dispone, somigliando per quanto più possibile a questa Vergine Santissima. C'è un altro aspetto su cui meditare nel primo capitoletto, che quanto più è grande l'opera che voglio fare, tanto più vado coprendo l'anima con la superficie delle cose più ordinarie. La Madonna, che è così grande, a guardarla sembrava una persona comunissima come tutte le altre, non si vede assolutamente nulla, perché Dio sceglie per le sue cose persone che non siano conosciute agli occhi del mondo, e anche perché a Dio non piace il clamore, lo spettacolo, l'appariscenza, non gli piace. E questa è una cosa che ha sempre fatto e sempre farà. E ancora, la vita nella divina volontà non comporta nulla di appariscente o di straordinario, perché è tutto interiore. Se qualcuno vive nella divina volontà non se ne accorge perfettamente nessuno, se non Dio, che conosce il cuore, i pensieri, gli atti che la persona sta facendo, come sta vivendo e facendo le cose che fanno tutte le altre persone, ma vissute in una maniera completamente differente, divina, non umana. Nel secondo capitoletto c'è un altro aspetto molto importante che ci fa capire anche perché Gesù e Maria hanno così tanto sofferto in questo mondo. No, speriamo un po', questo è un passaggio un pochino, è semplice per certi aspetti, un po' più delicato quando si entra un po' più in profondità. Allora dice: per prendere pieno possesso della mia volontà devi accentrare in te, attenzione, tutti gli stati d'animo di tutte le creature. Ciò successe nella mia mamma e nella mia stessa umanità. Quante pene, quanti stati di animo erano accentrati in noi? Tutti quelli possibili e immaginabili. La mia cara mamma, vedete, varie volte rimaneva nello stato di pura fede. Noi non dobbiamo pensare che la Madonna, cioè, camminava pur avendo il filo diretto continuo e quotidiano, anzi istantaneo, con il Signore. Lei molte volte non sapeva tante cose. San Giovanni Paolo II l'ha insegnato
è stata la più grande maestra di fede. Lei non sapeva che avrebbe dovuto ricevere l'incarnazione, pregava notte e giorno per l'avvento del Messia, ma non sapeva assolutamente che sarebbe stata lei non sapeva che Gesù appena nato sarebbe stato perseguitato e che improvvisamente dovevano scappare in Egitto. Non lo sapeva. Ha saputo quando San Giuseppe, una bella mattina, si sono svegliati e ha detto: oggi si parte e si corre in Egitto. Non lo sapeva. Non sapeva quando Gesù si è smarrito nel Tempio, che quella era una prova, che l'avrebbe ritrovato dopo 3 giorni. Non lo sapeva. Forse non sapeva esattamente neanche il momento in cui Gesù avrebbe cominciato la vita pubblica. Non lo sapeva. Sono leggi gli scritti di Maria Valtorta, lei sapeva benissimo che Gesù sarebbe dovuto morire di una morte orrenda, ma Gesù, per non farlo morire di crepacuore, gli aveva tenuto occultato il momento in cui questa cosa arrivava, per cui si vede quando si avvicinava la passione, lei lo sentiva che era quasi ora, ma non ne aveva la certezza per non morire prima del tempo, di crepacuore. Quindi ha dovuto compiere questo cammino. Non parliamo poi, vi prendo la citazione, la mia gemente umanità restava come stritolata sotto il peso enorme di tutti i peccati e pene di tutte le creature. Ed ecco la spiegazione, attenzione, mentre soffrivo, senti, restavo col dominio di tutti quei beni opposti a quei peccati e pene delle creature. Quindi, siccome Gesù e la Madonna erano sulla terra per poter ridonare agli uomini tutti i beni santi e divini perduti. Allora, come si perde un bene santo e divino? Un bene santo e divino si perde col peccato. Il peccato genera un male, una sofferenza opposta a quella che il bene divino ti dà. Per recuperarla c'è bisogno di qualcuno che sia capace di agire a nome di tutti, che prenda tutte le sofferenze contrarie con amore per riacquistarti e darti il ricambio i beni che tu hai perduto. Ecco perché hanno fatto così. Questo è anche il fondamento della penitenza cristiana, perché la Madonna, oggi la Madonna di Fatima, chiede sempre preghiere e sacrifici. Che cos'è il sacrificio? La penitenza è una privazione. Da quella privazione vengono come diretta conseguenza, come dire, proprio c'è un nesso causale immediato, direbbero i giuristi, i beni contrari per le persone per cui hanno offerto. Questo è il meccanismo divino, diciamo così, della redenzione. Dice Gesù: per dare è necessario possedere, quindi lui doveva ripossedere tutti i beni perduti dall'umanità, non solo in quanto Dio, in quanto Dio ce li ha, ma in quanto uomo che ha riaccentrato in sé tutto ciò che l'uomo aveva perduto. Per possedere è necessario accentrare in sé quelle pene, le pene conseguenti alla perdita dei beni, e con la rassegnazione e con l'amore, la rassegnazione vuol dire unione con la divina volontà, e con l'amore cambiare in beni le pene, in luce le tenebre, in fuoco le freddezze. Questo è quello che hanno fatto Gesù e la Madonna per noi. Questo è quello che poi coloro che vivono la vita di Gesù e di Maria fanno. Io ricordo i primi anni che, anche che ero in seminario, che leggevo un sacco di cose, io mi chiedevo sempre, dico, perché i santi fanno tutte queste cose, tutte queste penitenze, tutte queste veglie, perché? E io mi sono chiesto perché. Tutto prima mi sono chiesto se erano matti oppure no. E la risposta è ovviamente stata no. E punto secondo, mi sono chiesto: beh, matti non sono, perché fanno queste cose? Semplicemente per emulare le gesta di Gesù? No, perché se anche a diverso titolo quello che loro fanno prosegue ciò che Gesù e Maria hanno fatto nel corso del tempo ed è efficace per la salvezza delle persone. Poi conclude con la promessa: la mia volontà è pienezza e chi deve vivere in essa deve entrare col dominio di tutti i beni possibili e immaginabili per quanto a creatura è possibile.
perpetuo e il dominio di tutti i beni possibili ed immaginabili per quanta creatura è possibile. Quando ci si comincia ad affacciare in questo mondo, semplicemente ad affacciare, si percepisce in qualche modo la verità di queste promesse. Perché avviene una sorta di trasformazione interiore, cioè di questo genere. Chi conosce bene questi scritti ricorderà, per esempio, che quando arriva la divina volontà dentro l'anima, il diavolo fugge, numero uno. Non si può avvicinare a un'anima che vive in questo modo. E le passioni perdono forza. Cioè, per far capire alle persone queste cose, la passione dell'ira, il santo la domina, quindi sente dentro di sé, si mangerebbe questo mondo e quell'altro, come il santo curavo d'Arsi, il fazzoletto lo stritola e dice no, sto zitto. Sono atti eroici questi qui, importanti. Chi viene nella divina volontà non sente questo qui, o se lo sente, se lo sentiva, lo sente molto di meno e lo sentirà sempre meno quanto più entra nel regno della divina volontà, perché Dio, in Dio le passioni non ci stanno, Dio non si arrabbia, ci arrabbiamo noi. Adamo ed Eva non avevano le passioni disordinate, perché il disordine delle passioni, insegna la Chiesa, è una conseguenza del peccato originale. Se tu ricevi il dono che ti rimette nella condizione in cui stavi prima del peccato originale, non le senti queste cose. La superbia, diciamo tutti davanti agli uomini, tutti ce l'hanno, nessuno la confessa, tutti ce l'hanno, tutti. E le persone che pensano, mo vi confesso un mio peccatuccio, insomma, le persone che dicono che non ce l'hanno la superbia, io le stuzzico, con due minuti ne faccio fare 50 di altri di superbia senza che se ne accorga, che devo sondare un pochino, no? Ma non ci pensi più. Si vede da tante piccole cose, no? Che c'erano e non ci sono più. Ecco. Dato che sono dei piccoli barlumi, ci possano aiutare, insomma, a entrare sempre più e sempre meglio in questo mondo. Santa Vergine, Divina Maria, aiutaci ed insegnaci la grandezza della verginità interiore che abbiamo meditato, con la tua azione di intercessione aiutaci a purificare i nostri affetti e soprattutto a fare i dovuti tagli con tutto ciò che ci trattiene e ci lega, tenendoci lontani da Dio. Aiutaci a ben orientare i nostri desideri, a fissarli verso il cielo. Oggi è il giorno dell'ascensione. Sentiremo dire, se siete risorti con Cristo, pensate alle cose di lassù e cercate le cose di lassù, non quelle della terra. Questi sono i desideri puri. E poi i pensieri. Chi vive nella divina volontà, chi vive in questo mondo, pensa a te, a Gesù, incessantemente. C'è sempre questo filo, ecco, che guida ogni pensiero e custodisce i nostri pensieri dal deviare anche minimamente
da ciò che è retto, puro e santo. Ti chiediamo di aiutarci in questo, per creare in noi le disposizioni sempre migliori per ricevere il dono del Fiat Supremo. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vi benedico per aiutarvi, vi benedico per difendervi, vi benedico per perdonarvi, vi benedico per liberarvi da ogni male, vi benedico per consolarvi, vi benedico per farvi santi, vi benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.